Ben ritrovati, nuova puntata di Mondo Amaranto. Come al solito faremo la carrellata sul settore giovanile dell'Arezzo. Arezzo femminile battuto 3-0 in casa della Roma Calcio Femminile. Torneranno ospiti le amiche dell'Arezzo Calcio Femminile nella prossima puntata. Vedremo comunque tra poco risultati e classifica. Invece parleremo con l'Under 14 dell'Arezzo, come sempre dell'allenatore Michele Passalacqua. Buonasera Michele. Buonasera. Abbiamo due tuoi giocatori, benvenuti. Tra poco saremo da voi, ma visto che ci chiamiamo Mondo Amaranto non possiamo non occuparci un attimo anche dell'attualità, questo caso che è scoppiato all'improvviso all'interno dell'Arezzo con dei dissidi di cui ho già parlato, in particolare il Corriere di Arezzo, tra il presidente La Cava e Massimo Anselmi, vicepresidente. Pare insomma difformità di vedute, come spesso capita tra socio di maggioranza e socio di minoranza. E allora abbiamo realizzato questa lunga intervista con Massimo Anselmi, vicepresidente dell'Arezzo, che chiarisce quali sono i termini della questione. Insieme al vicepresidente dell'Arezzo Massimo Anselmi si parla di una frattura di rapporti tesi con il presidente La Cava e i tifosi si chiedono che sta succedendo. Ma anch'io ho preso un po' dalla stampa, sì, è vero, c'erano delle divergenze, però ecco, questo non ha niente a che vedere con il calcio, quindi c'è sicuramente una situazione da chiarire, ma poi ho preso dalla stampa appunto che la tensione si stava un po' incrementando, tutto qui. Ecco, avete avuto dei dissidi su come gestire la società? Allora, apparentemente no, perché nei consigli di amministrazione prendiamo delle decisioni, devo dire nemmeno in maggioranza ma all'unanimità, quindi siamo tre componenti, io, Orgoglio Amaranto e appunto il presidente La Cava, però spesso dopo quello che viene appunto definito in consiglio di amministrazione, poi dopo in altre stanze probabilmente si prendono e si fanno strategie un po' diverse, quindi si richiama un po' a quello che è l'ordine di una società normale. Noi vogliamo assolutamente dare continuità e mantenere tutte le regole che servono come una società normale, un SRL che ha una governance in CDA. Cioè, diciamo, erano state prese delle decisioni anche nell'ultimo CDA e poi invece sono seguiti dei comportamenti contrari rispetto a quelle decisioni. Allora sì, questo fa rimanere un po' perplesso me, nel senso che avevamo deciso sì di fare una strategia di mercato e poi dopo il Presidente appunto ha fatto scelte diverse senza condividerle. È vero che è importante il risultato sportivo e questo nessuno lo vuole toccare, nessuno lo tocca, però se ci sono delle opportunità appunto che possono sicuramente mettere un equilibrio finanziario è altrettanto importante per la continuità di una società che non si ferma a giugno ma ha un programma appunto triennale. Anche perché la gestione di questa società, i costi sono lievitati rispetto a quello che era il piano, diciamo la previsione iniziale. Sì, è stato sempre in crescendo questo, nel senso che il primo budget aveva un obiettivo effettivamente molto contenuto. E poi c'è stata una rettifica nel mese appunto di agosto, a fine mercato, quando insomma le situazioni erano definite, che poi è lievitato di oltre 1 milione rispetto al budget dell'agosto. Quindi è ovvio che è determinante e utile ponderare molto bene le scelte in questo momento. Quindi siamo sopra i 3 milioni in questo momento? Sì, siamo sopra i 3 milioni, circa 3 milioni e mezzo. E devo dire che i presupposti iniziali erano appunto di alta attenzione finanziaria, di società normale, e comunque ci sono regole nelle società, nelle SRL, che ci permettono appunto di stabilire quello che può essere un limite oltre il quale comunque puoi mettere a rischio una società. Quindi è per questo insomma che si fanno i CDA, si condividono strategie e si prendono delle decisioni, ma devo dire che ad oggi i risultati sul campo ci danno grande soddisfazione, ma questo non ha nulla a che vedere con l'impatto economico, quello va comunque tenuto sotto controllo. C'è un timore da parte del socio di minoranza che magari le operazioni di mercato di giugno non coprano questo sforamento di budget?
Ah no, rispetto alle dichiarazioni che sono state fatte dal direttore generale mi pare di no, però ecco, ancora dobbiamo fare un ulteriore consiglio di amministrazione che ci possa appunto permettere di fare il punto della situazione, perché io ho solo appreso dalla stampa e dalle reti televisive appunto delle dichiarazioni del direttore che menzionano circa 2 milioni per due giocatori, però ecco, io non ho prontezza e ero pronto ad affiancare in tutto questo, ma non sono stato coinvolto. La decisione era stata quella di cedere Basit, ad esempio, per fare un nome? Ma la decisione era una decisione dinamica, quindi dipendeva dalla circostanza, quindi dovevamo valutare all'ultimo minuto cosa fare. Ecco, questa era la decisione presa, insomma, tant'è vero che io ero a Milano comunque 30-31, disponibile a condividere certe decisioni, ma non sono stato contattato. In alcune dichiarazioni di La Cava, al Corriere di Arezzo, dice, riferendosi penso appunto a Massimo Anselmi, troppi attacchi a Pieroni. Ma allora io non trovo fondamento in questa affermazione, nel senso che se ci sono delle opinioni diverse non sono legate ad una persona nello specifico. Cioè io principalmente ho rapporti in CDA, quindi parlo di calcio all'interno di una condivisione, tra l'altro, che non vede partecipi solo Massimo Anselmi, Cucciniello in rappresentanza di Orgoglio Amarante, Giorgio La Cava, ma vede in condivisione anche commercialisti, avvocati, generalmente siamo più o meno 10 persone che assistono a questi CDA e non mi risulta di avere mai attaccato, anzi devo dire che il lavoro che è stato svolto è un lavoro che poi i risultati nel campo lo dimostrano, ma non dico solo riferito a Armando Pieroni ma anche a Emiliano Testini, onestamente non so a cosa si riferisca il Presidente. Come si ricompone a questo punto? Si può ricomporre questo rapporto nella sede opportuna, cioè il CDA? Ma sì, no, io sono disponibile. Io ho tentato insomma di parlare con Giorgio anche domenica, ma non era proprio il caso. Mi ha allontanato, quindi onestamente non dipende da me. Io sono disponibile anche perché vivo in questa città, ci sono nato e assolutamente desidero che questa società possa dare il meglio e possa proseguire nel proprio progetto. E poi non dimentichiamo che non è una società che appartiene solo a Orgoglio Amaranto, Massimo Anselmi e Giorgio La Cava, è una società che comunque ha avuto un contributo dalla città e come tutte le società di calcio devono tener conto della città, quindi io ritengo opportuno che tutto il progetto non debba avere nessun problema, sicuramente non da parte mia. Massimo Anselmi sarebbe disposto anche ad avere più quote di questa società? Ma quando Giorgio La Cava ha dichiarato la sua disponibilità, io ho dato la mia disponibilità. Certo che in una società di calcio, visto e considerato un po' questi precedenti, dove effettivamente le decisioni prese in consiglio di amministrazione poi dopo vengono un po' alterate in altre stanze, è opportuno che un eventuale incremento di quote debba essere con un certo equilibrio, perché forse i soci di minoranza in società di questa natura hanno poco significato. Io ricordiamo che sono qua, che avrei dovuto ricoprire un ruolo quasi simbolico con un 10%, perché all'epoca ho accolto l'appello appunto del sindaco, ma non ero solo, dovevamo essere in più imprenditori, faccio un piccolo riassunto ma utile, e poi dopo Giorgio La Cava mi chiamò e mi chiese una partecipazione maggiore, che ho dato, però è chiaro che ci sono delle regole. Questa società è nata con un consiglio d'amministrazione e quindi all'interno di quel consiglio d'amministrazione l'obiettivo è quello di mantenere gli equilibri principalmente economici. Non dico che non ci siano, però se c'era un'opportunità di mercato probabilmente poteva essere condivisa e non dico colta, ma comunque condivisa e poi una ultima decisione doveva essere di noi tre. E questo, ripeto, al di là dei risultati sportivi, perché tutti vogliamo risultati sportivi, io sono diventato un tifoso, sono allo stadio e mi emoziono quando la squadra vince e il nostro mister ha fatto grandi cose, però sicuramente alcuni ritocchi non complicano i nostri risultati sportivi. L'ultima cosa, questi costi lievitati, sono lievitati per gli stipendi o ci sono altre voci di uscita, diciamo, che hanno portato questo budget a diventare così, insomma, pesante? Ma devo dire che un po' è normale che in una società nuova ci siano degli imprevisti, quindi non posso dire che è solo una voce, sono una serie di voci che sono lievitate e non dobbiamo dimenticare che ci sono altre voci
che non possiamo appunto gestire, come ad esempio una ristrutturazione alle caselle, cioè noi abbiamo comunque bisogno di investire ulteriormente, quindi forse ecco, il gruppo dei costi, la famiglia dei costi della squadra, quindi dei giocatori, ha superato sicuramente quello che era l'obiettivo iniziale, probabilmente per un numero di giocatori che è lievitato, che è superiore rispetto forse agli obiettivi iniziali, che però ci ha dato anche delle ottime opportunità. È ovvio che in una situazione di mercato dove l'obiettivo dei mesi precedenti era fare un nuovo punto con il mercato di gennaio, l'obiettivo era alleggerirsi di alcuni giocatori, così come è stato fatto, ma anche valutare bene le opportunità che non dovevano comunque intaccare diciamo il rendimento della squadra, assolutamente no, anche perché gli obiettivi oggi, come tutti sappiamo, sono diversi e questo ci fa molto piacere. In conclusione, comunque, sarebbe stato meglio sicuramente, non per volontà credo di Massimo Zerbi, affrontare i discorsi nelle sedi di opportunità, perché poi in un momento così, no, dopo anche il derby di domenica, agitare la piazza con, sicuramente per molti tifosi è stato un fulmine a ciel sereno, no, certo non l'aiuta la tranquillità generale. Sì, mi dispiace molto questo, infatti è la cosa che mi dispiace di più, anche perché comunque io sabato ho chiamato Giorgio perché c'erano stati degli scambi di mail che insomma mi facevano percepire una situazione di tensione. Sabato l'ho chiamato, mi ha detto ci vediamo domani alla partita, e alla partita appunto ci siamo visti l'indomani, ma non c'è stata insomma la voglia di voler approfondire o comunque di risolvere la questione. Questo mi dispiace, io sono sempre disponibile, ripeto, perché non ho nulla, nulla da recriminare, ho solo un ruolo e lo vorrei compiere al meglio. Ben ritrovati a Mondo Amaranto. Allora, dopo aver ascoltato prima della pausa l'intervista al vicepresidente Massimo Anselmi, adesso ci occupiamo di quello che è il nostro principale mestiere in questa trasmissione, ci occupiamo di calcio giovanile. E allora, l'Under 14 che viene da questa vittoria 4-2 in casa del Pontedera B, allora raccontiamola un po', mister. È il culmine di un lavoro fatto, siamo andati là con la convinzione di essere loro pari, se non anche più forti, e effettivamente dopo forse un primo tempo giocato anche un po' sotto ritmo e si è concluso sull'1-0, il secondo tempo siamo usciti fuori, abbiamo alzato i ritmi sia di intensità, velocità, e effettivamente insomma un risultato 4-2 che poteva essere anche un po' più generoso nei nostri confronti, quindi bravi ai ragazzi che hanno interpretato bene quello che c'era, quello su cui avevamo lavorato durante la settimana. Ecco, diciamo sempre che questo girone e questo tipo di campionato probabilmente il più difficile di tutte le formazioni, perché affrontate squadre come Fiorentina, Empoli, Pisa per dirne alcune, Siena, quindi non è semplice, no? Però ve la state cavando in qualche modo. Sì. A parte che è molto complesso, però è bellissimo, perché in realtà i club che si va, a parte che sono tanti derby, no? Quindi, perché sono tutte le squadre della Serie A, Serie C della regione toscana, quindi tanti derby, e poi si incontra realtà veramente belle come Fiorentina, Empoli. Siamo stati a Empoli, hanno, io non era la prima volta insomma, però hanno un centro sportivo fantastico, e quindi anche vedere come l'approccio, come interpretano le partite squadre un pochino più blasonate della nostra, è anche di stimolo, insomma, quindi sì, bellissimo. E che infatti la domanda che ci facciamo sempre quando si parla dell'Empoli, no? Che cosa si prova, no, a vederle da vicino, magari da avversari, cioè andare a giocare in casa loro, e cosa hanno di più, no? Oltre all'esperienza decennale, ultra decennale. Ma allora, quando inizia la partita si azzera tutto, e anche quello che poi abbiamo fatto l'Empoli l'abbiamo affrontata non molte settimane fa, è ovvio che i ragazzi devono comunque intraprendere la partita con la testa di essere loro pari e di poter vincere, di poter portare a casa il risultato. Così è stato anche quando siamo andati là ultimamente, è ovvio che hanno sicuramente un gap a livello fisico. Hanno dei giocatori che sono, io non è che sono altissimo, però sono
Mi ricordo perché la gara di andata è l'unica che avevamo seguito vostra, e mi ricordo che, cioè, dal punto di vista tecnico alla fine, esatto, no, ce la potevamo, esatto, giocare, sì. Il problema, sì, è che alla lunga chiaramente la differenza di stazza sembravano più, cioè, di 2-3, sì, anni più grandi, no? Sì, è proprio una questione di forza anche nelle gambe, è ovvio che per fare, cioè, loro fanno dei tiri, diciamo, di una potenza differente dalla nostra, hanno una corsa differente dalla nostra, ma questo è soltanto una questione di tempo, nel senso che ora non tutti, però sicuramente c'è chi matura prima, chi matura dopo fisicamente, è veramente una cosa che non è che si insegna, è una cosa naturale. Hanno forse un allenatore più bravo. No, a parte le battute, è ovvio che l'organizzazione, la società, la struttura, perché anche allenarsi in quel centro, anche a livello emotivo, è uno stimolo in più, perché è veramente bello, ti senti un professionista a tutti gli effetti, nonostante che magari hai ancora 14 anni, e questo porta a dei miglioramenti anche più imminenti. Diciamo che hanno anche più possibilità di scelta, di selezione, perché comunque sono una squadra di Serie A, e ovviamente i nostri bravi vanno a Empoli o a Firenze, quindi noi siamo una parte di un club di passaggio per adesso, e questo fa sì che ci sia differenza. Però devo essere sincero, anche l'ultima partita che abbiamo perso 3-0 ed effettivamente la superiorità loro era indiscutibile, quando inizia la partita i ragazzi si comportano con la stessa grinta, la stessa voglia che se giocassero con qualsiasi altra squadra. Beh, quindi è andata meglio rispetto, non c'eri all'andata, ma l'ho vista. L'hai vista? C'eri, però? No, l'ho vista in televisione. L'hai vista in televisione? Ah, già, che me l'avevi chiesto. Sì. Allora, vieni pure su, quindi ora parleremo anche della gara di Pontedera, ma quindi con l'Empoli vi siete già, avete preso uno o due gol in meno rispetto all'andata, mi ricordo quanto finì? 5-1 forse, e quindi è andata un po' meglio, no? Vai, dici, raccontaci Empoli. Quella vecchia? No, quella nuova. La vecchia l'abbiamo vista. Cancellata. No, sì, abbiamo, diciamo che a livello fisico si è notata la differenza, però in confronto all'andata abbiamo, anche dal punto di vista tecnico, tattico, eccetera, abbiamo migliorato, e quindi c'è stato meno differenza in confronto all'andata, però ancora non abbiamo fatto niente. Qui sento un accento valdarnese, di dove sei? Bucine, vabbè, non c'è da vergognarsi, no, vabbè, è un bel paese, insomma. Allora, ti chiami, intanto che non te l'ho chiesto? Io Tommaso. Tommaso? Parigi. È quello, volevo arrivare, perché hai fatto una doppietta, quindi descrivici questi due gol che hai fatto in casa del Pontedera. Il primo, su un calcio piazzato, punizione. Portiere ha respinto sulla traversa e io mi sono trovato lì pronto e segnato. Il secondo, nel secondo tempo, dopo un possesso palla abbastanza prolungato nostro, ho trovato spazio al limite dell'area, ho provato la conclusione e anche per fortuna è andata dentro. Sei un centrocampista? Io sì. 4 giochi? Sì. Vedi, qualche cosa mi ricordo. E tocchi tanti palloni, mi ricordo che sei un giocatore che sei, ovviamente anche per il ruolo, sei spesso comunque nel vivo dell'azione. Sì, diciamo che mi sento abbastanza coinvolto. Come sei finito all'Arezzo? Da Bucine? Ci sono finito 3 anni fa, se non sbaglio, quando nell'estate sono stato chiamato e ho accettato l'offerta. Prima eri nella squadra del tuo paese? Sì. La Bucinese, sì. Si chiama così ancora. Sì, sì. E come ti piacerebbe andare avanti nel calcio? Ma a me piacerebbe andare avanti fino anche alla Serie A, però conoscendo la difficoltà non è semplice, diciamo, però io do il meglio sempre agli allenamenti e cerco alla fine di arrivare a questo risultato. In quale squadra ti piacerebbe giocare?
La mia squadra del cuore è la Juventus, però mi accontentano di qualunque anche squadra. Gli altre strisce, quanto meno uguale, insomma, ho capito. E mister, che ci dici di questo centrocampista? Allora, lui in realtà quando sono arrivato faceva l'esterno, cioè l'esterno basso, che in realtà può fare benissimo anche l'esterno basso, però ha una grandissima caratteristica, diciamo, di contrasto, è molto grintoso, è una di quelle persone, di quei ragazzi, che se c'è una mezza possibilità di prendere una palla ce la mette tutta per prenderla e spesso ci riesce. Avevamo noi una carenza, e da quello che avevo visto io, prendevamo molte infilate sulla parte centrale del campo. Ho provato a spostarlo come vertice basso. Noi ora in questo momento giochiamo con un centrocampo a rombo, quindi lui fa il vertice basso del rombo e ha doti tecniche per giocare la palla, ma soprattutto dà una grande solidità ed equilibrio in fase di non possesso. È veramente una diga, insomma, lì davanti, quindi sono contentissimo, anche se lui inizialmente un po' meno, perché gli piaceva più, forse pensava che da esterno poteva attaccare di più, ma ha fatto 3 gol ultimamente, quindi credo che pagata dello sacrificio, diciamo. I gol sono 5 poi, giusto, nel totale, quindi beh, non male, non male. Grazie, andiamo, vieni, ti chiami? Iago Bermini. Oh, Ermini, lui non me lo ricordo, onestamente non mi ricordo in che ruolo giochi tu. Portiere. Ah, tu sei portiere, vedi, invece dovevo ricordarmelo. Allora, quindi questa partita, 2 gol l'ha fatti anche il Pontedera, sì. Erano difficili da situazione. No, sinceramente non ero in porta. Ah, non, ero in porta. Bravo, ero uscito. Giusto chiarire, bravo, bravo, bravo. Chi era il portiere? Ermini Samuele. Ah, ma siete fratelli? No, no. Neanche parenti. No. Pensavo i temibili fratelli. No. Ah, ecco. E quindi si scambiano anche i nomi, io sono Samuele. E quindi, quindi è un caso, cioè sì. 2 portieri che si chiamano, ma venite anche da posti diversi? O sì, da... Ah, lui è del Valtarno, di Buccia. E quando hai scoperto questa cosa? Sono rimasto colpito, perché stesso cognome, stesso ruolo e niente. E come li distingui, cioè come li chiami? Ma, devo essere sincero, quando dico la formazione dico Ermini J o Ermini S, però la prima volta che ho detto la formazione nello spogliatoio ho sbagliato, ho detto che era titolare quello che invece volevo che fosse il pacchino. Quindi non sei venuto un tempo questo? No, okay. Che portiere, che caratteristiche hai di come portiere? Mi piace giocare molto con i piedi, sì? Ma anche tra i pali mi piace molto, perché il portiere... D'altronde si tuffa, e è la parte che mi piace di più di questo ruolo, oltre che comandare la squadra, aiutare i compagni. Hai sempre voluto fare, che il portiere è un ruolo particolare, anche sì, di testa, sì. Di, no, cioè, se fate caso, insomma, i portieri hanno tutti un carattere molto, no? Sì, ora per un ragazzo di 14 anni non possiamo utilizzare l'aggettivo pazzo, però sono un po' tutti pazzi. Ma anche molto bravi a parlare, se ci fai caso, sono sempre quelli più un po' intellettuali, è vero? Tu sai anche ti senti così? Sì. Nel parlare, nello spiegare? Sì, sì, sì. Ma l'hai sempre voluto fare da bambino o ti ci sei ritrovato? Sì, sì, no, fin da piccolo mi è sempre piaciuto questo ruolo, perché in famiglia mio babbo, ma anche mio zio e mio nonno, hanno sempre fatto il portiere. Tutti i portieri? Quindi. Sì. Ah, quindi mi sono appassionato anch'io a questo ruolo. Ho capito. E quindi una partita che è stata, siete andati in vantaggio netto, cioè questo 2-4 quando è venuto? Nel primo tempo abbiamo fatto un 1-0, nel secondo tempo siamo usciti, diciamo, dallo spogliatoio molto più convinti e il risultato si è visto, diciamo, 4-2 abbiamo, diciamo, confermato quello che abbiamo fatto in allenamento. Fatto prima 4-0 e poi 4-2, ecco, quindi sì. Diciamo, sono stati gol inutili, cioè inutili, sì. Nel senso che sono arrivati a risultato, sì. Acquisito. Tu sei di Arezzo. Arezzo, quindi segui anche la squadra, ogni tanto vieni allo stadio. Sì, sì. Che ne pensi di questo derby 3-0, 3-3, l'hai visto? Sì, sì, l'ho visto. E dammi la tua spiegazione da giocatore, cosa può essere successo nella testa dei giocatori? Ma un po' di stanchezza, perché un recupero in quel modo negli ultimi 5 minuti di partita può avvenire, secondo me è avvenuto a causa della stanchezza dei giocatori che l'hanno presa anche un po', diciamo, sotto gamba. Sì. Perché capita, magari sei in vantaggio 3-0, come tutti abbiamo pensato, sì. La partita l'abbiamo finita, portata a casa, invece il calcio è sempre... Sì. È sempre. Ti è mai capitata una cosa così? No.
No, no, per Rimonte, ora, no. Così particolari, no. No, 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 per ora no. Bene, grazie. Dove si va domenica? Domenica andiamo a Pisa. Uno scontro che ha perso 4-1 con l'Empoli. L'Empoli, sì. Sì, però ho sentito che hanno fatto un'ottima prestazione. È una squadra, diciamo, forte, vabbè, ma qui sono un po' tutte forti, quindi è inutile dire una cosa del genere. Però ora come ora noi davvero ce la giochiamo con tutti, proprio al massimo delle nostre potenzialità, ci siamo dati degli obiettivi di crescita e credo sinceramente, ora l'ultima volta che venni qua era una settimana che li allenavo, ora che li conosco un pochino meglio penso davvero che possono fare tanto e possono crescere tanto questi ragazzi. Ci fermiamo un secondo e poi vediamo qualche classifica. Ultima parte di Mondo Amaranto, in classifica comunque mister siete a 2 punti dal Pisa, quindi è un bello scontro, no? Sì, è uno scontro, sai che la classifica non conta molto per gli obiettivi che siamo prefissati, però fa sempre piacere anche perché non rispecchia assolutamente le caratteristiche e le potenzialità di questi ragazzi, quindi è giusto che ci guadagniamo qualche posizione. Eh sì, che poi vincere aiuta anche a impegnarsi, no? Aiuta a crescere. A crescere, quindi. Esatto. Vediamo la Berretti, che ricordiamo Under 17 e Under 15 non hanno giocato il turno di riposo, quindi ritorneranno in campo ricominciando da una trasferta. La Berretti invece, eccolo qua, vediamo i risultati in questo caso dal sito tuttocampo.it, Arzachena Arezzo 1-3, Pisa Entella 1-1, Pontedera Albissola 2-1, Torino Siena 3-1, queste le gare che si sono giocate sabato. Vediamo la classifica, dove c'è sempre il Torino in testa a 45, poi l'Arezzo e l'Entella a 37, Olbia 29, Albissola 23, Siena Carrarese 20, Pontedera 19, Lucchese 17, Cuneo 15, Pisa 13, Pistoiese 11 e Arzachena a quota 7. L'Arezzo tornerà in casa sabato, affronterà la Lucchese che si trova in quintultima posizione. Comunque per l'Arezzo ormai il turno seguente dei playoff Berretti ormai è acquisito, bisogna vedere soltanto da quale posizione. Torino sembra comunque molto lontano per la prima posizione. Vediamo allora anche il calcio femminile, con l'Arezzo che si vede interrotto nella sua corsa, sconfitta 3-0 in casa del Roma Calcio Femminile, la squadra di Bonci, rinviata Fortitudo Mozzecane, Lady Granata Cittadella, Inter batte Empoli 2-1, Lazio batte Cesena 2-1, Milan Ladies batte l'altra squadra di Roma, Roma 14 1-0, Ravenna 0, Genoa 1. La classifica vede l'Inter 39, Empoli 25, Ravenna e Fortitudo 24, Roma Calcio Femminile 22, Lady Granata Cittadella 18, Lazio 15, Cesena Milan Ladies 14, Arezzo e Genoa 10, l'Arezzo risucchiato, ha una gara in meno, l'Arezzo quella che non si è disputata proprio contro le Milan Ladies, e Roma 14 a quota 0. Vediamo anche il prossimo turno della formazione femminile con l'Arezzo che affronta la Lazio. Si giocherà, questa è una notizia importante, allo Stadio Comunale Città di Arezzo domenica alle 14.30. Io ringrazio i ragazzi dell'Under 14, grazie a mister Michele Passalacqua e ci vediamo il prossimo mercoledì.